Benvenuto su Host Academy. Questa è la prima lezione integrale di un corso completo. Se troverai l'argomento interessante, puoi attivare l'abbonamento annuale con il quale non solo avrai accesso al videocorso completo, ma anche ad oltre 1000 video lezioni, con test finali e certificati di frequenza. In descrizione troverai un'offerta a te dedicata, limitata nel tempo. Buona formazione! In questa e nella prossima lezione vediamo i report relativi alla ricerca organica. Con ricerca organica si intende la ricerca effettuata dagli utenti sui motori di ricerca. Questi report ci possono dare molte informazioni sul posizionamento e sull'andamento su Google dei siti competitor. Indichiamo l'URL e quindi il paese di riferimento, in questo esempio google.it. Vediamo già in questi pulsanti il numero totale di keyword per le quali il dominio è posizionato nelle prime 100 posizioni. Questi dati sono disponibili sia per gli utenti da desktop che per gli utenti da mobile. La prima schermata è posizioni. Vediamo innanzitutto il dato complessivo delle keyword per le quali il dominio è posizionato nelle prime 100 posizioni di Google Italia in questo caso. Il traffico di visitatori provenienti dalla ricerca organica attesa nel mese e il costo stimato complessivo delle keyword. Nel grafico abbiamo la possibilità di vedere l'andamento negli anni del traffico da ricerca organica, noi possiamo però anche restringere il periodo. Molto interessanti sono le note di cui parleremo nella lezione 44, dove possiamo visualizzare in particolare notizie su aggiornamenti o eventi inerenti all'algoritmo di Google e che possono darci indicazioni su eventuali modifiche della mole di traffico da ricerca organica. Ad esempio, se notiamo che il dominio ha subito un brusco calo di traffico da Google, potrebbe essere legato anche ad un cambio algoritmico importante o ad una penalizzazione. Le note ci possono fornire indicazioni in tal senso. Possiamo personalizzare la visualizzazione delle note in questo menu. Il grafico è disponibile anche per la quantità di keyword per le quali il dominio è presente nelle prime 100 posizioni delle SERP. Possiamo conoscere la distribuzione del posizionamento del dominio. Passando con il mouse vediamo i dati assoluti. Su funzionalità SERP possiamo sapere la percentuale di volte che il dominio è presente sulle SERP con funzionalità speciali. Qui possiamo trovare diverse funzionalità presenti nelle SERP di Google. Rimandiamo per approfondire queste funzionalità al corso SEO di Host Academy. Ad esempio vediamo la percentuale di volte che il dominio è presente sulle SERP come site link, snippet in primo piano, video, il pannello di knowledge graph, la risposta istantanea, un pacchetto locale, nel carosello o tramite le immagini. Se vediamo collegamento al sito significa che SEMrush riconosce un link diretto al dominio, in caso contrario non è presente o comunque non è analizzato da SEMrush. Selezionando le singole funzionalità possiamo conoscere nella tabella sottostante le keyword e le pagine per le quali il dominio compare sulle SERP con la funzionalità selezionata. In sostanza si applica un filtro speciale all'elenco delle keyword per le quali il dominio è posizionato nelle prime 100 posizioni. Reimpostiamo il filtro e vediamo la tabella. Questa tabella di default ci riporta, come anticipato, i dati di traffico relativi alle keyword per le quali il dominio è posizionato nelle prime 100 posizioni della SERP. Vediamo le colonne e i dati disponibili. Innanzitutto vediamo la keyword. Passando con il mouse conosciamo le eventuali funzionalità delle SERP con le quali il risultato compare. Cliccando possiamo analizzare la keyword come vedremo nella lezione 9. Possiamo ordinare la tabella selezionando le frecce nelle varie colonne. Qui conosciamo la posizione media sulla SERP. Cliccando vediamo l'andamento nel tempo del posizionamento del dominio per quella keyword. Quindi vediamo il volume di ricerca mensile. È la quantità di volte che gli utenti hanno digitato quella query di ricerca sul motore di ricerca in un mese. Si prende in considerazione la media degli ultimi 12 mesi. Abbiamo poi il dato sulla keyword difficulty. Si tratta di una metrica che ci indica la difficoltà di posizionare il dominio per una determinata keyword. Il valore va da 0 a 100. Più alto è il valore, più potenzialmente è difficile posizionare il sito per quella keyword.
Riparleremo di Keyword Difficulty nella lezione 12. Vediamo poi il prezzo medio pagato dagli inserzionisti su Google AdWords per un click sugli annunci generati per la keyword in esame. Si tratta di dati molto utili nel momento in cui si deve creare e gestire una campagna su AdWords. Vediamo quindi l'URL della pagina posizionata sulle SERP. Cliccando sul link possiamo effettuarne l'analisi come visto nella lezione 3. Qui possiamo conoscere la percentuale di traffico rispetto al totale convogliata dalla keyword analizzata e la percentuale stimata del costo della keyword rispetto al totale. Abbiamo quindi il dato sulla densità della concorrenza. È una metrica che va da 0 a 1 che ci indica qual è il livello quantitativo di concorrenza a livello di inserzionisti pubblicitari per la keyword in esame. Il valore 1 è il valore più alto. Anche questa metrica ci può dare importanti indicazioni per la scelta delle keyword. Vediamo quindi il dato sui risultati su Google per la keyword, il trend nel tempo della keyword. Su SERP possiamo vedere come si presenta effettivamente su Google la SERP per la keyword analizzata, quantomeno nel momento dell'ultima visualizzazione di SEMrush. Infine ci viene indicato quando è stato effettuato l'ultimo aggiornamento del dato. Grazie agli strumenti avanzati possiamo filtrare i dati della tabella. Ad esempio possiamo ottenere la tabella per funzionalità SERP e nello specifico per Knowledge Graph. Otteniamo così l'elenco delle keyword per le quali il dominio è comparso sulle SERP anche tramite Knowledge Graph. Spero che questa prima lezione sia stata di tuo gradimento. Ti ricordo che su host-academy.it troverai il videocorso completo insieme ad oltre 1000 video lezioni sui più disparati argomenti, dal digital marketing a come costruire un sito web o un sito e-commerce. Con l'abbonamento annuale hai quindi accesso a tutte le video lezioni e a tutte le nuove che andremo a creare nel futuro. In descrizione troverai un link con un'offerta dedicata a te, limitata nel tempo. Approfittane. Buona formazione.